Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, a tutti quanti voi il Signore vi dia pace. Un saluto particolare va a coloro che ci ascoltano, in particolare gli ammalati. Ecco, questa mattina il Signore viene ancora incontro a noi per manifestare ancora una volta la sua tenerezza e la sua misericordia di Padre. Ascolteremo il Vangelo, ascolteremo due grandi scene, ecco, dove Gesù ridona la vita, ridona la speranza, ridona la dignità all'uomo. Ecco, vogliamo chiedere ancora una volta, ecco, al Signore la sua infinita misericordia. La Chiesa oggi, tra l'altro, ci fa celebrare la festa di San Giuseppe da Leonessa, un grande annunciatore, della parola del Signore. Ecco, vogliamo ringraziare il Signore per questo grande frate, per questo grande santo, un frate francescano, cappuccino della nostra famiglia. Fu annunciatore, ecco, integerrimo, ecco, della parola del Signore. Chiediamo ancora una volta al Signore la sua infinita misericordia, chiedendo ancora il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, o Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in San Giuseppe da Leonessa ci hai dato un infaticabile predicatore del Vangelo, concedi a noi per sua intercessione di essere animati dallo stesso zelo nella conquista delle anime e nel tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni Assalonne si batté nei servi di Davide. Assalonne cavalcava il mulo. Il mulo entrò sotto il groviglio di una grande quercia e la testa di Assalonne
rimase impigliata nella quercia. E così egli restò sospeso fra cielo e terra, mentre il mulo che era sotto di lui passò oltre. Un uomo lo vide e venne a riferire a Joab. Ho visto Assalonne appeso a una quercia. Allora Joab prese in mano 3 dardi e li ficcò nel cuore di Assalonne, che era ancora vivo nel folto della quercia. Poi Joab disse all'Etiope: va a riferire al re quello che hai visto. Davide stava seduto fra le 2 porte, la sentinella salì sul tetto della porta sopra le mura. Alzò gli occhi, guardò ed ecco vide un uomo correre tutto solo. La sentinella gridò e l'annunciò al re. Il re disse: se è solo, hai in bocca una bella notizia. Il re gli disse: mettiti là da parte. Quegli si mise da parte e aspettò. Ed ecco arrivare l'Etiope, che disse: si rallegri per la notizia il re, mio signore. Il Signore ti ha liberato oggi da quanti erano insorti contro di te. Il re disse all'Etiope: il giovane Assalonne sta bene. L'Etiopia disse: diventino come quel giovane i nemici del re, mio signore, e quanto insorgono contro di te per farti del male. Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse. Diceva andandosene: figlio mio, Assalonne, figlio mio Assalonne, fossi morto io invece di te. Assalonne, figlio mio, fu riferito a Joab. Ecco, il re piange e fa lutto per Assalonne. La vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: il re è desolato a causa del figlio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e misero. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te confida. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Thank you.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, a tutti voi pace e bene. Il Vangelo che appena abbiamo ascoltato, ecco, veramente ci lascia ancora, ecco, stupiti e ci lascia ancora meravigliati da ciò che abbiamo ascoltato. E immaginate un po' da ciò che videro quei testimoni in questa scena grandiosa.
due scene simili, due miracoli importanti, due miracoli che rivelano la grandezza di Dio, la potenza di Dio. Dio è il vero medico del corpo e dell'anima, dello spirito e del corpo. Queste due grandi scene, Gesù, ecco, con questi due episodi paralleli, due episodi molto vicini, simili, ecco, si chiude un po' così i miracoli compiuti da Gesù, ecco, in quel luogo dove c'era questo grande lago, il lago di Tiberiade, quindi la zona di Cafarno. Ecco, Gesù rivela la grande, la potenza di Dio. Gesù è colui che dona la vita. Aveva appena attraversato l'altra riva, quando intorno a lui si accalcò molta gente, tra cui un papà che disperato si inchina verso il maestro. Probabilmente aveva ascoltato, aveva sentito ciò che aveva compiuto già in precedenza. Disperato chiede di toccare, chiede di porre le mani verso la sua piccola bambina, gravemente ammalata, sta morendo. Gesù va verso, è dispiaciuto, e va verso, ecco, questa piccola famiglia. Questo papà era il guardiano di una sinagoga, era un personaggio importante della sinagoga. E Gesù promette: non temere, abbi fede. Ma in quell'avvenimento, in quel episodio, ecco che Gesù fa l'incontro con un'altra figura, con una donna che per 12 anni era affetta così da un'emorragia continua, gettava sangue, aveva sperperato tutti, possiamo dire così, i suoi averi, aveva chiesto a molti dottori e molti dottori avevano, possiamo dire così, preso parte, ecco così, anche delle sue, di quello che aveva. Si era ormai impoverita, non aveva più speranza, ma questa donna è ancora, aveva fede. Aveva pensato una cosa: vorrò toccare una parte del suo mantello, un lembo del suo mantello. E così è avvenuto. Tra quella folla, mentre Gesù si dirigeva verso la casa di Gairo, la casa di questo uomo, di questo papà che aveva questa bambina malata, ecco lì questa donna tra la folla gli si butta e tocca il mantello di Gesù. Aveva fede: se toccherò il mantello, io sarò salva. Fratelli e sorelle, così è avvenuto. Questa donna aveva la fede. La bambina aveva 12 anni. E Gesù gli ha detto al papà: non temere, soltanto abbi fede. E alla donna: figlia, la tua fede ti ha salvata. Fratelli e sorelle, al centro di tutto c'è la fede. Questi due grandi miracoli si sono rivelati perché al centro di tutto c'è la fede. Si sono manifestati in tutta la loro grandezza perché al centro c'è la fede. Questo capo della sinagoga aveva questa bambina e ormai doveva quasi morire. E la donna invece aveva questa emorragia, non guariva, anche lei da 12 anni. La bambina aveva 12 anni
e questa donna per 12 anni aveva questa emorragia. Vedete questo anche parallelismo tra queste due donne, una donna matura e una donna, una piccola ragazza di 12 anni. Gesù frena, Gesù abbatte la barriera della morte, Gesù ridona la speranza, ridona la gioia a questo padre, ridonandogli la figlia in vita. Gesù ridona speranza, dona gioia a questa donna che aveva avuto questa emorragia. Vedete, al centro di tutto c'è la fede. Sia questo padre che questa donna hanno avuto fede, fiducia nella parola del Signore. Cristo ha preso la nostra infermità e si è caricato delle nostre malattie, così ci ha ricordato il versetto alleluiatico. Cristo ha preso le nostre infermità, Cristo è salito sulla croce portando con sé tutti i nostri peccati e ci ha salvati. Con questi due episodi, ecco, non possiamo che annunciare a tutti, ecco, la grandezza, annunciare a tutti la bella notizia. Gesù è venuto a salvare tutti. Gesù è venuto a ridonare la vita. Signore, ci ha detto il Salmo, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e misero. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te confida. Ecco, fratelli e sorelle, confidiamo nella parola del Signore, confidiamo con fiducia, con fede, la parola del Signore, perché la parola del Signore guarisce, la parola del Signore risana, la parola del Signore dona la vita, dona la speranza. E questo è il messaggio di questa mattina. Ecco, il Signore è il vero medico del corpo e dello spirito. Abbiamo fede, fratelli e sorelle, non perdiamo la fede. Solo Lui può compiere cose grandi. Questo è l'annuncio del Vangelo, la bella notizia. Il Signore è venuto a salvare tutti. Il Signore è venuto a ridonare la vita e non la morte. Così sia. Sull'esempio di Gairo e della donna malata del Vangelo, eleviamo anche noi una insistente preghiera. Colui che vince ogni infermità e domina la morte, si degni di accoglierla e di esaudirla. Diciamo insieme. Signore, abbi pietà. Signore, abbi pietà. Per tutti i genitori che piangono e soffrono per la morte fisica e i problemi spirituali dei loro figli. Preghiamo. Signore, abbi pietà. Perché anche nei momenti di maggiore dolore sappiamo conservare sentimenti di bontà verso gli uomini, di fiducia in Dio. Preghiamo. Signore, abbi pietà. Perché la malattia e la morte, anziché mettere in crisi la fede, la rendono più viva e più forte, così da contemplare nella nostra carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Preghiamo. Signore, abbi pietà. Perché quanti operano nel campo della carità e dell'assistenza si accostino ai malati con il cuore, la rettitudine e il calore di Cristo. Preghiamo. Signore, abbi pietà.
Per la beata passione di Cristo sia concesso ai nostri cari e a tutti i fratelli defunti che perdono quel perdono totale e quella gioia piena che hanno sempre desiderato. Preghiamo. Signore, abbi pietà. O Gesù, vincitore delle malattie e della morte, tieni lontano da noi ogni forma di peccato, perché sanati dal tuo perdono e animati dal tuo spirito, ti possiamo riconoscere e proclamare unico salvatore dell'umanità, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Perché diventi per noi oh Signore, ti offriamo di cuore il vino che il calice contiene, a te sia gradita, Signore, l'offerta di tutti i tuoi fedeli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceverà le tue mani questo sacrificio di valore e gloria del suo nome, e per i beni nostri e per le nostre di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, questo sacrificio che ti offriamo e fa che il mistero della passione del tuo Figlio, i cui segni San Giuseppe da Leonessa portò impressi nel suo corpo, infiammi sempre di più i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa di San Giuseppe da Leonessa. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Oh,
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, Padre Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettile a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, con i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, San Pio da Pietrelcina, San Giuseppe da Leonessa e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Gesù, Maestro buono, tu che hai manifestato la misericordia e l'amore del Padre, insegna a noi a fare lo stesso, insegna a noi ad annunciare sempre con fede il tuo amore, la tua misericordia, insegna a noi la preghiera che tu stesso ci hai insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito di Gesù, il vivente, donatevi un gesto di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il corpo di Cristo custodisca la vita eterna. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, confermaci nella fede per la potenza misteriosa di questi sacramenti, perché possiamo sempre testimoniare la verità evangelica per la quale San Giuseppe da Leonessa lavorò instancabilmente fino alla morte, per Cristo nostro Signore. Amen. Vogliamo, ecco così, donare al Signore, in particolare alla Vergine Santissima delle Grazie e all'intercessione di San Pio, di San Giuseppe da Leonessa, le nostre intenzioni di preghiera. Affidiamo a loro tutte le nostre intenzioni di preghiera, in particolare gli ammalati, coloro che soffrono, sia nel corpo che nello spirito. Diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Possiamo ben comprendere le parole di Gesù, il quale ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e vi sarà donato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ecco, con queste parole dobbiamo chiedere al Signore: Signore, donami quella fede di quell'uomo, di quel capo della sinagoga, e donami la fede di quella donna che ha tanto avuto fede in te ed è guarita. Ecco, fratelli e sorelle, la fede ci guarisce, la fede in Gesù, nella parola del Signore, ci guarisce. A tutti voi buona e santa giornata. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Annunciamo sempre con gioia la parola del Signore. Andate in pace. E rendiamo grazie a Dio. Buona e santa giornata a tutti e pace e bene. Thank you.